Silvio Testa, Comitato No Grandi Navi. Una soluzione possibile? Qual è il suo commento per questo passaggio delle grandi navi nell'isola di Trieste? Ma insomma, loro adesso non vogliono più chiamare questo progetto variante del precedente abbandonato. In realtà sembra proprio una variante del precedente, nel senso che tutte le criticità che il progetto di scavo del Contorta Sant'Angelo aveva e che sono state evidenziate e che hanno portato alla sua bozzatura si ritrovano pari pari in questo progetto di scavo del Vittorio Emanuele, in particolare per quanto riguarda la necessità, anche se loro non lo dicano o addirittura lo negano, di in futuro dover raddoppiare e arginare il canale dei petroli per consentire il passaggio di almeno 700 navi in più all'anno, il passaggio di navi che è come dire, la massima responsabilità dell'erosione del bacino centrale della laguna. È stato presentato come impatto zero quasi, ci credete? Impatto zero, beh, ormai il termine ecologico si usa dappertutto, carburanti verdi, le navi hanno i carburanti puliti, cioè usano copertoni praticamente al posto della nafta, e però li chiamano carburanti puliti, cioè è un vezzo, no, ma la vera sostenibilità si misura sui fatti. No. Siete stati accusati di paure e di aver bloccato per anni il progresso della città. Ma a me pare che se noi ci siamo opposti al progetto del Contorta Sant'Angelo, no? Che dopo 2 anni è stato bocciato a tutti i livelli istituzionali, chi è che ha bloccato il dibattito in città? Cioè noi che abbiamo avuto ragione alla fine o quelli che hanno proposto un progetto inaccettabile all'inizio?